Una delle più belle esperienze che un visitatore possa avere quando raggiunge Siracusa è quella di, dopo aver visitato Ortigia, raggiungere il Plemmirio. Il Plemmirion costituisce per questo porto l'aspetto speculare d'Ortigia, chiude il porto. Se si vede il disegno riportato nella topografia di Vincenzo Mirabella, si può notare che una catena di ferro chiudeva il nostro porto e questa catena era appoggiata da un lato in Ortigia, dall'altro lato al Plemmirio. Paolo Orsi se ne rese conto subito e fin dalla fine dell'Ottocento iniziò ad esplorare l'area della penisola Maddalena alla ricerca di un abitato che egli pensava lì sorgesse proprio per controllare in maniera più completa l'area del Porto Grande. Dire che ci sono circa 400 specie diverse lungo la costa del Plemmirio è qualcosa che deve lasciar pensare. Era bello venire qua perché si vedevano i colori della natura e si potevano distinguere le stagioni dai colori della terra, dai colori dei fiori, dai profumi che il vento di ponente in genere ci portava. Allora, noi oggi dobbiamo fare in modo di sapere quante emergenze archeologiche, geologiche, paesaggistiche e naturalistiche ci sono nella zona terrestre di quella che vogliamo diventi una riserva terrestre. È un tratto di costa che deve essere assolutamente riserva, è un tratto di costa che è prezioso per Siracusa. Vi dicevo già che è, come dire, il polmone, la vista di libertà.